Probabilmente sono anche io che ormai non ci vedo più niente di romantico in questo calcio, però a me onestamente, ragazzi, questo bacio di McTominay allo stemma del Napoli lascia il tempo che trova e non mi dice niente. Oh, ogni tanto ci si siede su questa sedia per fare le pagelle in maniera leggera, tranquilla, serena, un bel 5-0, ragazzi, ieri sera. Oggi sarebbe pure superfluo fare le pagelle perché dopo un 5-0 fare le pagelle è abbastanza superfluo, ripeto, però noi le facciamo lo stesso. E quindi, signori, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dario Detto il Darion. Cominciamo subito con le pagelle di Napoli-Palermo 5-0. E mi raccomando, scrivetemi nei commenti le vostre pagelle, scrivetemi il vostro migliore in campo, scrivetemi il vostro peggiore in campo se c'è stato, fatemi un po' le vostre pagelle nei commenti che io me le leggo con piacere. Prima di cominciare però una piccolissima premessa, ieri sera nel post partita, parentesi, se ve lo siete perso lo trovate qui in alto, dissi domani ci saranno pagelle scoppiettanti, ritratto un pochettino, nel senso che non vedrete voti clamorosi, incredibili. Però diciamo che la maggior parte, quasi tutti, hanno voti abbastanza positivi, quindi ho voluto un po' livellare, diciamo, verso il basso, tra virgolette, però ho messo dei voti buoni un po' a tutti quanti. Vi dico subito che il voto più basso è stato il 6. Ho voluto fare questa scelta anche perché abbiamo comunque giocato contro il Palermo, che è una squadra di categoria inferiore, l'hai giocata con le riserve, però rimane pur sempre il Palermo che anch'esso stava con delle riserve. Teniamo presente, ragazzi, che il Palermo sarà a mani basse la squadra più debole che andremo ad affrontare in questa stagione. Promemoria finito, cominciamo con Caprile che si prende un bel 6. Allora, Caprile a livello di parate non deve fare niente perché il Palermo non ha attaccato così tanto. Mi ricordo giusto l'occasione del palo di Brunori dove Caprile è stato chiamato in causa. E voglio soffermarmi un attimo sul palo di Brunori perché in quell'azione, quando c'è il lancio di Vasic in profondità per l'Eduron, si vede Caprile che inizialmente accenna un'uscita, poi si ferma tutto d'un tratto perché forse capisce che era l'opzione sbagliata fare l'uscita e c'è poi inevitabilmente questo contatto con l'Eduron dove il giocatore del Palermo va comunque a cercare il contatto perché si vede che gli va proprio addosso. E Caprile comunque non può smaterializzarsi, è inevitabile che ci sia il contatto, però è un contatto, ripeto, che va a cercare l'attaccante, non il portiere, quindi per me è giusto che non sia stato fischiato niente. Tolto quello, un paio di uscite alte dentro l'area di rigore, qualcosa da rivedere sui passaggi, perché Caprile diciamo che ha fatto qualche disimpegno che ha un po' messo in difficoltà i difensori centrali. Poi basta, questa è stata la partita di Caprile, quindi sei abbastanza soft. Abbiamo poi Mazzocchi che si prende 6. Allora, la partita di Mazzocchi, mi dispiace dirlo, ma non è stata questo granché. E tu ti aspetti, no, contro il Palermo dici Mazzocchi comunque mi aspetto qualcosa in più perché l'avversario è più debole. E anche ieri non ha fatto una partita, diciamo, dove ha rubato l'occhio. Ha fatto sempre il compitino, ecco, questo è il problema di Mazzocchi, fa il compitino. Nel primo tempo qualche controllo sbagliato, qualche apertura sbagliata. A livello difensivo, ragazzi, malissimo perché su 8 contrasti ne ha vinto uno. Uno. Però la cosa positiva qual è stata? È che lui comunque è entrato, diciamo, nelle azioni che hanno portato al gol perché il gol del 5-0, cioè quello di McTominay, nasce da un lancio lungo di Mazzocchi per Lukaku in profondità. Quindi il 6 se lo prende perché comunque ha contribuito a uno dei 5 gol che ha fatto il Napoli ieri, però a livello di prestazione Mazzocchi non mi è piaciuto tantissimo ieri. Rafa Marin si prende il 6. Allora, diciamo che l'esordio tutto sommato è stato positivo, non è stato molto sollecitato in difesa. Diciamo, ragazzi, che i voti dei difensori sono inevitabilmente voti bassi, tra virgolette, perché comunque l'avversario non ha attaccato così tanto, quindi non sono stati sollecitati difensivamente. La pagella di Rafa Marin riguarda più che altro la parte dell'impostazione, che sappiamo essere quella parte che Conte usa come discriminante per far giocare o non Marin. Lui fa comunque 86 passaggi su 93, quindi un 92% di passaggi riusciti, la maggior parte passaggi corti.
Ci sono state però anche delle pallunghe. 10 le ha fatte e 6 sono andate a buon fine. Quindi tutto sommato, secondo me, dal punto di vista dell'impostazione, Rafa Mari ieri sera si è comportato bene. C'è però quella sbavatura al 65esimo, dove lui proprio c'ha davanti l'avversario e gli regala il pallone. Non so ora se questa cosa è dovuta al fatto che stavi 3-0, quindi la concentrazione magari si era un po' abbassata, potrebbe essere, però quella, diciamo, è stata la sbavatura, il neo della partita di Rafa Marina. Poi dal punto di vista difensivo veramente poco, quindi si prende il 6. Statistica così flash: Marin è stato il calciatore che ha effettuato più tocchi ieri, ben 100, quindi è stato molto cercato anche dai compagni. Juan Jesus 6 e mezzo. Allora, Juan Jesus dal punto di vista difensivo è stato più sollecitato perché lui ha dovuto affrontare le Duron. Il Palermo cercava molto le Duron e aveva visto in Juan Jesus, diciamo, nel duello Juan Jesus le Duron, quella cosa che poteva, diciamo, regalare delle possibilità al Palermo. Il duello con le Duron l'ha perso, perché nell'azione che porta al palo di Brunori, Juan Jesus perde il duello aereo con le Duron. Nell'azione dove poi c'è Caprile che si scontra con le Duron, Juan Jesus viene bruciato in velocità con questo lancio di Vasic in profondità per le Duron, che proprio lo brucia. Quindi difensivamente non ha fatto una bella partita, e sta cosa non è proprio positiva perché ha giocato, ripeto, contro il Palermo. Quindi, vabbè, lo sappiamo, Juan Jesus, ragazzi, è un giocatore che in difesa non ti dà garanzie, però dal punto di vista dell'impostazione è bene, perché comunque si è comportato bene con i passaggi e poi fa il gol. Il 6 e mezzo io lo do perché comunque è entrato nel tabellino, e quindi questa cosa la dobbiamo far pesare un pochettino. Diciamo che sarebbe un 6/6 meno, perché non voglio dare voti sotto il 6 in un 5-0. Sarebbe 6/6 meno per la prestazione, però il gol gli fa aumentare il voto. Abbiamo poi Spinazzola che si prende 6 e mezzo. Ragazzi, do il 6 e mezzo a Spinazzola perché ieri sera fisicamente l'ho visto molto bene. Io mi ricordo un paio di sgasate sulla fascia dove si è letteralmente bruciato i giocatori avversari. Non ha inciso a livello di passaggi chiave, a livello di assist, però l'ho visto fisicamente molto bene ieri. L'height map lo dimostra. Ha coperto molto campo avanti e indietro sulla fascia sinistra, quindi gli do il 6 e mezzo per questo motivo. Piccola cosa da notare, e questa si collega anche a Juan Jesus: quando Brunori prende il palo, la palla rientra in campo e va a finire proprio nelle zone di Le Duron. La porta è vuota e lì si vede Spinazzola e Juan Jesus che un po' si addormentano su quella palla, la vedono troppo tardi, diciamo reagiscono quando ormai è troppo tardi, perché Le Duron c'ha praticamente la porta libera, c'ha tutto lo spazio a disposizione e per fortuna nostra la butta fuori, quindi lì poco reattivi su quel palo. Lobotka 6 e mezzo. Allora, Lobotka ieri, lo sappiamo, ha giocato insieme a Gilmour e ha fatto, diciamo, il regista basso. Io adesso vi faccio vedere le posizioni medie del Napoli, e come potete ben vedere Lobotka ha fatto una sorta di difensore centrale nella difesa a 3, se guardiamo le posizioni. Gilmour, che è invece il numero 6, si trova più avanti, quindi Lobotka è stato il regista basso, il regista arretrato, colui che appunto si abbassava sulla linea dei difensori per innescare l'azione, e la sua heatmap, come potete vedere, si trova praticamente nella stragrande maggioranza nella metà campo del Napoli. Gilmour invece è stato il regista offensivo, perché si occupava della regia nella tre quarti avversaria, quindi si sono divisi, diciamo, i compiti difensivi e offensivi. Probabilmente è avvenuto questo perché forse Lobotka dal punto di vista difensivo dà più garanzie di Gilmour, non lo so. Detto questo, comunque, la solita partita di Lobotka, sempre una sicurezza, sempre pulito, 6 e mezzo, diciamo, la solita partita di Lobotka. Gilmour 6 e mezzo, anche lui, come ho detto prima, lui è stato il regista offensivo, quello che si sganciava più in avanti, infatti la heatmap lo dimostra, lui ha giocato principalmente nella tre quarti offensiva. Detto questo, comunque, la sua partita onesta l'ha fatta, 97% di passaggi filtranti, ha anche provato il tiro in porta in un'occasione, quindi tutto sommato il 6 e mezzo se lo piglia.
Raspadori, ragazzi, 6 e mezzo. Allora, Raspadori partecipa ai primi due gol del Napoli. Nell'1-0 fa l'assist per Ngonghe. Mi piace l'azione del primo gol, perché che succede? Praticamente Raspadori e Ngonghe si sono interscambiati. Raspadori partiva come trequartista centrale, Ngonghe a sinistra. Nell'occasione del primo gol si sono invertiti. Quindi Ngonghe trequartista centrale che si abbassa per ricevere palla, nel mentre Raspadori si scambia, quindi va sulla sinistra e si inserisce. Ngonghe vede il suo movimento e quindi verticalizza per Raspadori, nel mentre Raspadori temporeggia e aspetta che Ngonghe salga, chiude l'1-2. Ngonghe si butta dentro l'area di rigore in mezzo a 5, va poi a fare questo tiro mal gestito da Sirigu. Quindi nel gol dell'1-0 c'è anche lo zampino di Sirigu, però mi è piaciuto il modo in cui si è arrivati al tiro con questo interscambio tra Raspadori e Ngonghe. E poi nel 2-0 fa questo movimento senza palla dentro l'area di rigore, si porta con sé due uomini del Palermo, crea quindi lo spazio che verrà poi attaccato da Ngonghe. In seguito poi arriverà il gol con questa diagonale forte di Ngonghe, imparabile per Sirigu. Quindi nei primi due gol Raspadori comunque partecipa. Qualche sbavatura c'è stata, qualche apertura sbagliata, qualche passaggio sbagliato, però tutto sommato partita diciamo buona. Nella media il plus è stato appunto che ha partecipato in questi due gol. Neres, ragazzi, 7 e mezzo, e si becca la palma di migliore in campo. Neres fa cose che da politano non vedrai mai. Mi ricordo un tunnel nel primo tempo, l'ho anche caricato su Instagram stamattina nelle storie. È un giocatore proprio totalmente diverso da Napolitano. È il classico brasiliano, no? Che dà spettacolo. Fa assist sul gol del 3-0. Calcio d'angolo. Questa palla perfetta che va proprio sulla testa di Juan Jesus. E poi il 4-0 praticamente lo innesca lui, perché c'è il Palermo comunque che fa, diciamo, giro palla in difesa. Neres va a pressare il difensore passa questo pallone in maniera un po' frettolosa all'altro difensore centrale, che viene pressato da Simeone recupera palla, assist a Neres, tiro abbastanza semplice, gol. Quindi il gol del 4-0 lo inizia Neres e grazie all'aiuto anche di Simeone lo va a concludere. La cosa però importante secondo me della partita di Neres è stata la fase difensiva, ragazzi, perché come potete vedere anche dalla heat map, Neres è tornato dietro a coprire, non proprio fino in fondo, però ha fatto della fase difensiva e anche a livello di contrasti presente, perché su 10 contrasti fatti ne ha 25. Quindi se Neres continua sotto questo punto di vista e se migliora ulteriormente, allora penso che lo vedremo finalmente titolare fisso al posto di Politano. Neres comunque approfitta della titolarità per dare ulteriore conferma che è un giocatore importante. Praticamente in 70 minuti più spezzoni di altre partite porta a casa 4 assist e un gol. Vengo io, è tanta roba. Andiamo poi a Ngonghe, che si prende il 7. Non arriva a 7,5 di Neres per un motivo. Allora, doppietta, anche se il primo gol secondo me è più autogol di Sirigu. Però il primo gol ve l'ho spiegato, il secondo gol ve l'ho spiegato. Fa 2 gol, sicuramente approfitta della serata, della titolarità, per comunque dare a Conte un segnale. In conferenza stampa Conte non ha detto più gruppo di 16-17 giocatori, ma ha detto gruppo di 24-25. Ha inserito dentro Ngonghe, ha inserito dentro anche Foluruncio, che ha fatto capire che voleva mettere, però ha avuto l'influenza. Ha parlato bene anche di Zerbin. Ecco, quindi la partita di ieri sera è stata comunque l'occasione per farci capire che le riserve dei titolari, comunque gli altri, ecco, chiamiamoli così, gli altri, quando vengono chiamati in causa si fanno trovare pronti. Perché non do 7,5? Perché Ngonghe a un certo punto è sparito. E il dato che secondo me conferma sta cosa sono i tocchi palla. Ragazzi, Ngonghe in 57 minuti ha fatto 28 tocchi. È stato il secondo peggiore giocatore per tocchi effettuati. Quindi dopo il 2-0 letteralmente sparisce dal campo, non si vede più. Però ripeto, partita assolutamente positiva. Ha sfruttato alla grande l'occasione per dare qualche dubbio in più a Conte. Simeone 6 e mezzo.
Simeone è stato il calciatore peggiore per tocchi effettuati, ne ha fatti 26, però comunque fa l'assist per il gol del 4-0, quello dove c'è appunto il pressing sui due difensori centrali, poi solito lavoro di sacrificio, solito lavoro di impegno, tanto movimento. E approfitto della pagella di Simeone per farvi vedere di nuovo le posizioni medie, perché come potete vedere ragazzi, il Napoli ha giocato molto sulle corsie laterali. Simeone, che è il numero 18, non ha giocato proprio centrale, ma si è allargato diciamo sul centro-destra, con Raspadori che invece si allargava sul centro-sinistra, e si è creato diciamo questo trittico sulle fasce, quindi sulla destra Mazzocchi, Neres, Simeone, dall'altra parte abbiamo Spinazzola, Gonghe e Raspadori, che diciamo si è messo quasi sulla linea di Simeone, quindi quasi un attacco a due, e si è creato quindi questo terzetto che ha spinto molto sulle corsie laterali, quindi il Napoli ha attaccato molto per vie laterali e poco per vie centrali, e questo ovviamente poi ha pagato. Quindi Simeone diciamo che si è comportato abbastanza bene tutto sommato, e trova poi il modo di entrare anche nei gol, quindi 6 e mezzo. Panchina, allora Anghissa 6, allora c'è poco da dire ragazzi sulla partita di Anghissa, entra comunque sul 3-0, quindi partita più che altro dove deve gestire, dove deve amministrare. Gli do il 6 perché comunque ha giocato una mezz'ora, però non ha avuto possibilità di fare tantissimo, visto che la partita era bella che chiusa. Zerbin 6, Zerbin entra al posto di Ngong, gioca 33 minuti, fa comunque un tiro, 16 tocchi effettuati, un passaggio chiave, quindi seppur in poco tempo qualcosina lì davanti l'ha creata. Lukaku 6 e mezzo, Lukaku fa l'assist per il gol di McTominay, fa 8 tocchi, nonostante ciò è decisivo. Kvara 6 e mezzo, perché comunque nonostante sia entrato verso il 75esimo, 10 tocchi effettuati, 3 passaggi chiave, quindi pur giocando poco è stato pericoloso. E poi ragazzi, McTominay 6 e mezzo, perché fa il gol del 5-0, prende anche la traversa in un'altra occasione, e qui mi voglio un attimo soffermare sulla traversa, perché secondo me non ha preso qui la scelta giusta, perché se noi andiamo a vedere il momento in cui lui va al tiro, come vedete, lui alle sue spalle c'ha Kvara e Lukaku, che sono comunque in una posizione più vantaggiosa e potrebbero diciamo essere più pericolosi. Quindi qui secondo me McTominay si è fatto un po' abbagliare dalla possibilità di fare doppietta, non ha preso proprio la scelta migliore che poteva prendere, però sul 5-0 possiamo anche farglielo passare. Ora, io ho messo questa foto non a caso, perché ne voglio un attimo parlare. Ho visto tante persone ieri sui social mettere questa foto e dire: McTominay, mi hai conquistato il cuore, mi sono innamorato di te dopo questo bacio. Allora, dico la mia, probabilmente sono anche io che ormai non ci vedo più niente di romantico in questo calcio, però a me onestamente ragazzi questo bacio di McTominay allo stemma del Napoli lascia il tempo che trova e non mi dice niente. Oggi gesti del genere, almeno per quanto mi riguarda, non valgono niente, perché ripeto, questo è un calcio purtroppo dove di romanticismo non c'è veramente niente. Io mi auguro che questo bacio possa essere l'inizio di un'avventura di McTominay un po' alla Hamsik, no? Che arriva qui e magari chiude la carriera, però questo lo vedremo nel futuro, in un futuro molto lontano. Quindi per me questo bacio non ha assolutamente significato. Chiudiamo le pagelle con il mister, che si prende 7 e mezzo. Allora, lui stesso in conferenza stampa ha detto che si è preso un rischio mettendo questa formazione, ed è vero, perché è stato un rischio che però ha pagato, perché tu comunque a 10 minuti dall'inizio della partita stai già avanti di 2 gol e poi chiudi con 5 reti a 0. Dall'altra parte però dico pure un'altra cosa, il fatto che tu abbia messo 10 riserve in Coppa Italia mi fa capire che tu comunque il focus principale ce l'hai sul campionato. Metti 10 riserve e poi contro il Monza domenica metti i titolari, mi fai capire appunto che l'obiettivo diciamo principale rimane il campionato, mentre la Coppa Italia
non dico che è un'alternativa, però visto anche che giocavi contro il Palermo, hai detto metto le seconde linee contro il Palermo perché se la possono giocare e mi tengo i big per domenica contro il Monza. La partita comunque è stata preparata molto bene, ragazzi, il Napoli ha dominato il lungo e il largo la partita, non l'hai mai fatti ripartire in contropiedi grazie a questa riaggressione con questo blocco alto e compatto, quindi la partita l'ha preparata in maniera perfetta e il turnover totale è stato un rischio calcolato. Quindi queste, ragazzi, sono le mie pagelle di Napoli-Palermo 5-0. Detto questo, ragazzi, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi mi raccomando che così mi aiutate a crescere e attivate poi la campanella. Io vi ringrazio per aver dedicato il vostro tempo a questo video, noi ci vediamo alla prossima, sempre e comunque forza Napoli, io vi auguro un buon proseguimento di venerdì, perché oggi è venerdì, domani siamo già in vigilia di Napoli-Monza, quindi domani probabilmente parlerà Conte in conferenza stampa. Detto questo, ciao, alla prossima.